Ciao a tutti, allora come ha anticipato Riccardo sono Andrea Draghetti, lavoro nel D3 Lab che è una delle aziende italiane che contrasta il phishing a livello soprattutto bancario e sono un membro del team di Blackbox Linux che è una distribuzione basata su Ubuntu dedicata ai test di sicurezza informatica. Questa sera seguiremo più o meno questa scaletta qui. Inizieremo con una breve introduzione su che cos'è il phishing, successivamente una storia generica e qualche statistica su questo mondo, faremo una simulazione per ripagarci la pista di stasera, certo. Infatti l'ho anche scritto, io e il presidente ci ripaghiamo la pista, alla grande. E infine faremo un attimino qualche riepilogo sulle contromisure. Tutti di voi sanno che cos'è il phishing o c'è qualcuno che ha qualche lacuna o meno? Nel dubbio lo riepiloghiamo. A livello informatico il phishing è quell'attività basata su una forma di ingegneria sociale fatta apposta per acquisire dei dati personali, dei dati sensibili. Quindi può essere i dati della carta di credito, i dati del conto corrente, l'username e la password o semplicemente anche un numero di cellulare. Qualsiasi informazione sensibile un attaccante ha intenzione di carpirvi per poi ottenerne un secondo fine. Di tipi di phishing ne esistono quattro. Partiamo dal phishing generico, quello che diciamo vediamo più comunemente rivolto alla massa, infatti viene definito la grande rete da pesca, qualche pesciolino sicuramente prende. La seconda alternativa è un phishing più mirato, che dalle statistiche prevede che il 91% delle volte ottiene un risultato. Recente lo spear phishing, l'avrete sicuramente sentito parlarne negli ultimi mesi per la vicenda di cronaca dei fratelli Occhio Nero per la diffusione dei malware dedicati agli istituti, ai commercialisti, agli studi commercialistici in generale. Posso dire che ha realmente beccato mezzo mondo. Cioè. Il concetto di base è molto semplice. Loro facevano attacchi di malware per ottenere poi informazioni da quello che si è trapelato, almeno situazioni economiche di aziende o perlomeno dati comunque legati alla finanza aziendale. Normalmente quando tu ricevi una mail da uno sconosciuto la ignori, se invece la ricevi dal tuo commercialista, dal tuo amico o quant'altro, dal tuo studio legale, tendi a fidarti di più e la apri. La loro piramide era così composta, non attaccavano direttamente il loro bersaglio, ma attaccavano le figure che gli erano vicino, sperando di riuscire a entrare nel computer del commercialista. A quel punto lì, dal computer del commercialista, attaccavano il loro bersaglio. Così avevano un punto più sicuro per riuscire ad ottenere poi le informazioni che gli interessavano. La terza tecnica è quella più semplice, ma che ha fatto veramente tanti danni, ovvero semplicemente una clonazione di una mail con una leggera variazione. Spesso avete sentito fatti di cronaca di aziende che hanno ricevuto delle fatture da pagare, però qualcuno in quella fattura lì ha cambiato l'IBAN, quindi l'azienda ha pagato un'altra persona. Ubiquiti Network l'anno scorso 5 milioni di dollari hanno fatto fuori con questo giochino. I produttori delle Barbie mi sembra un miliardo e mezzo, comunque dati molto importanti. Anche a Striscia la Notizia ne hanno parlato con Paolo Dal Checco 3 anni fa in un'azienda italiana che gli è scapitata la stessa identica cosa. Ciao. L'ultimo, che è un tipo di phishing ancora più mirato, che viene definito caccia alla balena perché è il classico phishing caccia al manager, che viene anche rinominato, quindi ci va a prendere proprio una figura ben precisa. Direttamente o indirettamente l'obiettivo è uno solo: arricchirsi. Quello è l'unico obiettivo di qualsiasi campagna di phishing. Uno mi dice: ma una campagna di phishing che mi prende le credenziali di Facebook, mi prende le credenziali delle mie mail, allora dove si arricchisce la vittima?
è un tipo di arricchimento indiretto, perché la vittima in quel momento lì acquisisce il vostro indirizzo email, quindi la rubrica delle vostre precedenti email, a quel punto lì ottiene nuovi indirizzi di nuove possibili vittime. È una catena, ovviamente. Allora, questa è probabilmente la parte più lunga. No, ho messo più tempo a fare questa parte di presentazione, perché non sapevo quali tecniche di phishing presentarvi. Ce ne sono veramente tantissime. Alla fine ho deciso di presentarvi più o meno le principali. Poi, dopo, quando faremo due simulazioni, ne vedrete un'altra ulteriore, proprio perché ho deciso di aggiungerla. Principalmente le più gettonate forse sono tra le prime quattro, però è ovvio, ci sono veramente tantissime casistiche, se ne inventano sempre di nuove e quindi bisogna sempre stare ad avere un occhio di riguardo. La prima tecnica è quella di targetizzare molto bene l'attacco. Quindi cosa succede spesso e volentieri? Che un sito di phishing viene battezzato solo per gli utenti italiani, solo per gli utenti francesi, solo per una determinata origine o lingua, o magari anche, certo, vi arriva la mail in cui c'è scritto dovete rinnovare il vostro servizio in abbonamento in cloud, accedete al servizio, iniziate a digitare la vostra carta di credito, se è per esempio una PostePay potete proseguire, se non è una PostePay venite reindirizzati su Google, perché il phishing in quel momento lì non voleva avere dati di carte di credito non PostePay, targetizza il target perché ne ha poi un suo tornaconto sicuramente. Filtrando invece l'IP, quindi la provenienza del visitatore, si ottengono solitamente, questa tecnica viene eseguita per impedire alle blacklist di interagire in maniera istantanea. Che cosa sono le blacklist? Quando voi aprite un sito internet di phishing, se è stato segnalato, il vostro browser vi appare con quella bella schermata rossa che dice attenzione, questo sito potrebbe essere fraudolento, rischioso, malevolo. Volete proseguire? Sì o no? Quel messaggio lì vi appare perché qualcuno ha già segnalato la presenza che in quel sito internet ci possa essere qualcosa di malevolo. Chi fa queste verifiche non sempre è italiano, anzi molto raramente non è italiano. Cosa succede quindi? Che io, utente, decido di segnalare un sito, ma chi controlla, magari è francese, in americano, in inglese, accede in quel sito lì e non vede nulla. Viene reindirizzato a Google. Allora dice, no, questo sito qua non è malevolo. Perché mi stanno dicendo che è malevolo? Funziona correttamente, mi porta a Google, l'hanno fatto così? Bene, non è malevolo. Quindi non lo segnala nelle blacklist. Questa è una procedura per ritardare l'inserimento all'interno delle blacklist di un sito internet targetizzato per l'Italia, per esempio, o per la Francia. Un altro sistema per... Un altro sistema per ritardare l'inserimento nelle blacklist è quello di creare indirizzi random ad ogni accesso. Cosa vuol dire? Io accedo a un sito di phishing normale, tradizionale, a, facciamo un esempio, www.pincopallino.com/paypal/login/index.php. Io segnalo che quel sito di internet lì è malevolo, dopo 10 minuti, mezz'ora al massimo, appare il bannerino rosso che dicevamo prima. Ma se invece di apparire un indirizzo statico, come quello che vi ho appena detto, ad ogni clic dell'utente sulle mail viene generato un indirizzo URL diverso, quindi apro l'indirizzo alle 9.46, l'indirizzo sarà 9.46.pincopallino/24 febbraio/36 secondi/index.php. Ad ogni clic l'indirizzo cambierà, che sia un sottodominio o una sottocartella, ma comunque sta cambiando. Io segnalo che quell'indirizzo lì è malevolo, ma l'utente che ci clicca un secondo dopo avrà un altro indirizzo e quindi si ritarda ulteriormente l'inserimento nella blacklist e l'apparizione di quel messaggio di avviso che il sito può essere malevolo.
a quel punto lì sì, si fanno segnalazioni che non è un solo percorso del dominio malevolo, ma è l'intero dominio, e a quel punto lì qualsiasi visita che si effettua su quel dominio lì appare il messaggio di avviso, però è sempre un ritardo. L'altra caratteristica che è più recente sono i kit di phishing multilingua. Classico esempio è PayPal. PayPal è un'azienda internazionale e quindi ha, sì, ha utenti italiani, tedeschi, francesi, spagnoli, e per ogni visitatore gli appare il suo linguaggio, la sua lingua. I kit di phishing si stanno adattando. Una volta erano statici, erano targetizzati solo ed esclusivamente per un paese, lo sviluppavano, non so, in italiano, quello era, un utente francese si collegava, notava subito, dice no, ma PayPal di solito mi parla in francese, perché mi parla in italiano adesso? E allora uno chiudeva. Invece con questa tecnica riescono ad adattare la lingua del sito clone alla lingua del sito originale. Un'altra tecnica è la creazione di domini ad hoc. Cosa vuol dire domini ad hoc? Un po' come nelle false notizie, si creano domini similari all'originale. In questo periodo si parla tanto di false notizie su Facebook che girano, e c'è il classico esempio del il fatto quotidiano o del giornale anziché il giornale, perché c'è tra la R e la N vicine. Ciao. Ciao. La R, la R e la N di Napoli vicine, lette davanti al computer, sembra una M, e quindi il giornale poteva tranquillamente risultare il giornale, che invece è il sito autentico. Anche per il mondo di phishing stanno creando tantissimi domini. Quelli che vedete sono ad esempio dei domini, questi sono di ottobre dell'anno scorso, i domini molto similari a quello originale di PayPal. Abbiamo un paypal365.com, un pay-pol.cash, come diciamo, è il sito originale, sempre PayPal. E inoltre, come vedete, abbiamo anche dei siti internet con l'HTTPS, quel famoso lucchetto che molto spesso purtroppo si sente dire che se c'è l'HTTPS, se c'è il lucchetto, uno può stare tranquillo perché è il sito originale, il sito non è malevolo, ma che purtroppo non è così. Guardando invece il panorama italiano, questi sono i domini ad hoc creati per Poste Italiane questo mese. Sono aggiornati al 22 di febbraio. Oggi ne hanno registrati 5. E come vedete, poste.xyz, se uno non ci presta attenzione, pensa veramente di essere sul sito originale, servizioposte.site, italianeposte.info, uno è abituato e dice, ah ma aspetta, c'è scritto pincopallino.com, mi chiedi i dati delle poste, forse non devo stare attento, però sono su posteitaliane.online, è il suo sito, e invece purtroppo non è il sito originale. Guardando le registrazioni dei domini, ad esempio il dominio banco-posta-spa.it è registrato a nome di Federico Lemore, di Milano sono ovviamente nomi inventati a caso o eventualmente nomi di precedenti vittime. Precedenti vittime di phishing sfruttano il nome, si mettono la via, infatti molto spesso andate a cercare su Google Maps la via, non esiste a Milano o quant'altro, e però riciclano i nomi perché probabilmente alcune volte chi chiede il provider su cui registra il dominio vuole un codice fiscale e quindi riutilizzano i dati carpiti da una precedente campagna di phishing. Un'altra tecnica che è molto diffusa soprattutto dal 2016 in poi è il phishing via SMS. Questi sono 4 screenshot di SMS di questa settimana. Come vedete, anche qui vediamo un dominio creato ad hoc, italiaunicredit.eu, iltopostepay.eu. Come vediamo nel dominio centrale, nell'SMS centrale, un sito internet molto più complesso,
e quindi lì già dall'occhio uno dice, ma perché il sito di poste è così lungo, non è mica un poste puntiti, e quindi magari lì può trarre in inganno di meno l'utente. Perché viene utilizzato l'SMS e non la classica email? Prima di tutto perché l'SMS, a parte rari casi, non c'è un filtro anti-spam. L'SMS arriva, la mail può non arrivare, perché finisce nello spam e l'utente magari non lo vede. Seconda cosa, perché generalmente uno è abituato a ricevere qualcosa di malevolo via email e non via SMS. Non è ancora una pratica diffusa quello dell'utilizzo di SMS. Certo, si sta diffondendo, però non lo è ancora così ampio come il mondo delle mail. L'ultimo screenshot che vedete in basso, che è quello, caro il tuo iPhone 7 Jet Black è stato trovato in Francia, è un caso, caro, è un caso molto particolare che sta avvenendo negli ultimi 7 mesi, direi, e ai danni di Apple. Cosa vuol dire? Sapete tutti che con l'introduzione di iOS 9, forse anche l'8, adesso mi sfugge, se attivate il Trova iPhone, quindi, e qualcuno vi ruba il telefono, quella persona lì, quando andrà a resettare il telefono, senza sapere la password del vostro account Apple, non può utilizzare più il telefonino. Cosa si sono inventati? Mando una mail al precedente proprietario di phishing o un SMS e gli chiedo la sua password. Così posso sbloccare l'iPhone e dopo lo rivendo. E questa è una cosa che, quando riescono a ottenere il numero di cellulare del proprietario del cellulare o magari una mail, viene sfruttata sempre più spesso. Quindi vengono messi insieme, vengono registrati dei domini, vengono personalizzati degli SMS, in questo caso, ciao, il tuo iPhone 7, che probabilmente è quello che gli è stato rubato, è stato trovato in Francia. Guarda dov'è, vai sul sito a guardare dov'è. Tu accedi al sito, digiti la tua mail, la tua password, e dall'altra parte c'è il ladro che disattiva la funzione del Trova iPhone e così può rivendere l'iPhone in tutta tranquillità. Come dicevamo prima, il certificato SSL, il famoso lucchetto che vedete in alto nel browser, adesso in questo caso è Safari, quindi in grigio, Mozilla per esempio è in verde, non è assolutamente sintomo di sicurezza di quello che i dati che date al sito internet vengono trattati in maniera corretta. Certo, garantisce che la comunicazione tra di voi e il sito internet sia cifrata, che quindi in mezzo non ci possa essere nessuno che riesca a leggere quei dati lì, ma dall'altra parte chi ci sia non lo sapete, e i dati ovviamente li ottengono per fare phishing. L'altra tecnica, per ovviamente ingannare ancora di più, è la verifica delle credenziali. Cosa vuol dire? Io vado all'interno di un sito di phishing, una volta uno digitava le sue credenziali, il phisher le acquisiva, valide o non valide, comunque le acquisiva. Adesso fanno una verifica in tempo reale delle credenziali che avete digitato. Se le credenziali sono corrette, a volte vi permette di proseguire nel step successivo, quindi magari chiedere i dati dell'IBAN, chiedere i dati del conto corrente, chiedere i dati della carta di credito. A volte invece c'è una personalizzazione ancora maggiore, come in questo caso, benvenuta, ho mascherato ovviamente il nome, ma c'era il nome Luciana, per esempio. Importava l'ultimo accesso che l'utente aveva fatto al sito di carte prepagate e importava il saldo reale che c'era su questa carta. Quindi la vittima crede di essere sul sito autentico. Chi se non la banca sa quanti soldi avete sulla vostra carta prepagata? E ovviamente così si trae più in inganno la vittima. In questo momento, una volta entrate all'interno del pannello, la vittima era invitata a digitare il numero della sua carta di credito e ovviamente dall'altra parte c'era qualcuno che verserebbe i fondi di quei 9.000 euro da tutt'altra parte. Il codice OTP, il famoso token che le banche vi danno
promettendovi sicurezza dai mari monti. Certo, l'autentificazione a due fattori è una grande fattore, è un fattore importantissimo a livello di sicurezza, ma bisogna saperlo usare, come tutte le cose. Se non lo sappiamo usare e lo digitiamo ovunque ci venga richiesto, non serve più a niente. È come dirvi, il codice del vostro antifurto di casa, non digitatelo solamente in casa vostra, ma ogni volta che vedete un tastierino per strada, digitatelo. No, non va bene. Va digitato solo sul sito della banca. In questo caso vediamo sempre un sito ad anni di Poste, ma è frequente vederlo tranquillamente anche ad anni di altre banche, in cui una volta che la vittima ha digitato il suo nome utente e le sue password corrette, dall'altra parte avevo bisogno dell'OTP, del codice del token, per fare un trasferimento di fondi. A quel punto cosa succede? Glielo chiedono all'utente. L'utente lo digita e loro possono andare avanti nella loro procedura. Viene effettuata in simultanea, da una parte l'utente gli viene chiesto i dati che servono al phisher per poi fare un bonifico, per fare un trasferimento di fondi da una carta di credito. Spesso e volentieri le carte di credito prepagate sono quelle più bersagliate in questo mondo di phishing, per due motivi principali. Prima di tutto si riesce a fare un trasferimento di fondi da carta a carta. Da una carta di credito normale non si possono trasferire dei soldi a un'altra carta di credito tradizionale. Da una carta di credito prepagata a una carta di credito prepagata, sì. Altro vantaggio, il trasferimento è immediato e quindi il prelievo è immediato. Il circolo si chiude molto velocemente, nel giro di 3 minuti il phisher può avere 500 euro in tasca, se non di meno. E con queste tecniche di chiedere il codice UTP, che il codice può essere ricevuto via SMS, o avere fisicamente il token, o avere l'applicazione sul cellulare, lo digitiamo e diamo la possibilità al phisher di proseguire nella sua operazione criminale. Comunemente siamo abituati a vedere phishing a danni di banche, ma non è assolutamente vero, anzi, ultimamente i phisher stanno mirando a tutt'altri obiettivi. L'intento è sempre quello di avere la carta di credito, però frontalmente non avete più la finta schermata di login della banca, avete la schermata di un operatore telefonico che magari vi offre un'offerta super eccezionale. Avete il vostro produttore di telefonini che vi chiede di confermare i dati perché sennò non potete più scaricare le applicazioni. Avete in Francia, capita spesso e volentieri, che c'è un'assicurazione sanitaria e vi vengono chiesti i dati dell'assicurazione sanitaria e poi dopo i dati della carta di credito perché l'assicurazione sanitaria deve mettere un rimborso falso. Ovviamente non c'è nessun rimborso, però intanto avete dato a un estraneo i dati della vostra carta di credito. Questa ad esempio è una falsa promozione a danni di team. Si riceve via SMS o via email un avviso, fai una ricarica di 10 euro e in omaggio te ne diamo 50. Ovviamente carta di credito, il pulsantino PayPal è sparito, che se andate a vedere sul sito originale di Team c'è, però il loro obiettivo è solo avere i vostri dati della vostra carta di credito. Apple, stesso identico discorso, come dicevamo prima, il vostro ID Apple è stato bloccato, per continuare a scaricare le applicazioni confermate i vostri dati. Entrate, digitate l'username e la password e dopo gli chiedete i dati della carta di credito. O se non avete la carta di credito, magari hanno accesso alle vostre foto, ai vostri video, perché li avete tutti in backup sull'iCloud, sul cloud di Apple. Che è successo? Io mi sono dimenticato la password dell'iCloud di Apple, quindi... dopo guardo se ce l'ho nel database. Grazie. Ci sono tanti fatti di cronaca recenti di personaggi famosi che hanno visto trapelati le foto sue
su internet, probabilmente proprio per questo motivo qua. Come dicevamo prima, non sempre hanno un profitto diretto, un guadagno diretto i fisher. Questo è un danno, è un phishing al danno di libero. In questo caso libero, strano, non succede mai. Veniva chiesto l'indirizzo email e la password per poi dopo poter entrare nella casella mail, acquisire nuove email a possibili vittime o mandare mail dal vostro account libero. All'Italia, l'anno scorso ha subito diversi attacchi all'Italia con falso rimborso. Per te che sei un cliente fedele, 80 euro di rimborso sulla carta di credito, non sul prossimo volo. Come di solito in tutte le campagne, ti do 80 euro di buono sconto sul prossimo volo che fai, no, sulla carta di credito, e quindi l'utente era invitato. Questo era molto particolare perché prima dovevi rispondere a un sondaggio, quindi ti facevano le domande che è lo stesso identico sondaggio che effettivamente l'Italia faceva ai clienti della loro carta fedeltà, ma alla fine del sondaggio, per aver risposto correttamente a tutte le domande, aver dato il tuo giudizio, ti rimborsavano 80 euro sulla carta di credito. Aruba, che è un noto provider italiano, anche in questo caso, viene fatto phishing a loro danno, sempre per accedere alla casella email, oppure per accedere al vostro dominio. I phisher sono sempre alla ricerca di domini gratuiti, o comunque con delle vulnerabilità dove poter caricare il loro sito finto di phishing. E in questo caso qui uno gli dà le proprie credenziali e il phisher può fare tutto quello che vuole con il vostro dominio. O rivendere i domini. O rivendere, certo. Era, come parlavamo prima di Alitalia, anche in questo caso arrivava un finto rimborso di 80 euro, non mi ricordo quant'era la cifra, comunque ti promettevano un rimborso, ma realmente non era una comunicazione ufficiale di ERA come tutte quelle che abbiamo visto in precedenza. Non ho mai visto un rimborso da ERA. Questo è invece un caso particolare, perché è la prima volta che MediaWorld riceve una campagna di phishing, è di questa settimana. E questa settimana sono stati registrati 6 domini ad hoc a danno di MediaWorld. In questo caso il primo era MediaWorld con 2L, quindi sempre MediaWorld.com, con la particolarità che va 2L. Adesso purtroppo non si vede la linea. E notate, la mail che riceveva l'utente era: solo per questa settimana iPhone col 50% di sconto. Lo trovate scritto anche qua. Ma non è il classico sito truffa che vende elettronica. Purtroppo ce ne sono tanti di commercianti che aprono la partita IVA, aprono il loro sito internet, vendono 300 iPhone, 300 smartphone, intascano i soldi e scappano via. No, in questo caso l'obiettivo era le proprie carte di credito. Il sito è fatto molto bene perché riproduce il carrello della spesa, quindi è possibile fare tutta la procedura di acquisto, mandano la mail di conferma dell'avvenuto acquisto e dell'aggiornamento della spedizione. Quindi l'utente non si accorge nell'immediato che è stato tratto in inganno, se non da vedersi i soldi prelevare dalla carta di credito che vengono a mancare. Ma almeno sono onesti, cioè prendono i soldi solo che ti dell'iPhone 7 al 50%. Assolutamente no. Lì dopo proseguono, fanno quello che vogliono, finché c'è possibilità di prenderli i soldi, li prendono, ovviamente. No, no, certo. Ok. Un'altra campagna è a danni di Adobe, che uno pensa, ma Adobe cosa ci fanno con il mio utente e la mia password di Adobe? Invece Adobe dal 2015, quando ha presentato la suite CC, se ricordo bene, di Photoshop e quant'altro, ha deciso di convertire i suoi servizi in cloud, quindi non si acquista più il software monolicenza, quindi in maniera tradizionale, ma si fanno degli abbonamenti mensili, paghi una quota fissa mensile e quella quota fissa mensile ti dà diritto ad avere
a utilizzare per quel mese Photoshop come Illustrator o come qualsiasi altro software prodotto da loro. E sono software che costano tanto, sono abbonamenti molto costosi. Con questa procedura qui io ottengo le credenziali di qualcuno che ha una licenza per Photoshop e a quel punto lì la rivendo nel dark web o comunque un'altra persona alla metà del prezzo, al 30%. Netflix, ve l'ho riportato anche se i casi italiani almeno noi non ne abbiamo mai rilevati. Non è così sviluppato da noi. Non è ancora, esatto, anche secondo me non è ancora sviluppato, ma si potrebbe fare anche molto di più come su altri enti, ma vabbè, poi dopo non voglio dar suggerimenti. Netflix in altri paesi, adesso in questo caso non so onestamente, forse spagnolo, ma brasiliano. Però ci sono anche casi di phishing, questo mi è capitato oggi sotto mano come caso, l'ho screenshotato. Ma ci sono tranquillamente casi anche inglesi, come ci sono casi di Sky, per esempio, non italiani, però ci sono problemi. Ok, andiamo avanti di un altro step. Questa è la mappa di tutti i casi di phishing rilevati il 20 di febbraio. Una delle classiche domande che ci fanno: quante segnalazioni di phishing al giorno ci sono? Mediamente 8.000 in tutto il mondo. Parliamo di phishing, non escludiamo malware, tutto quel settore lì. Sono solo quelli segnalati. Sì, certo, qui sono solo quelli segnalati. Guardiamo un attimino un po' di dati statistici. Contoni gli istituti bancari che di solito non bancari di solito non denunciano i casi di phishing. Cioè, allora, nelle blacklist ci entrano. Sì. Ok, quindi questi sono dati che provengono dalle blacklist. Allora, okay. Però è occhio, se tu mi dici l'istituto bancario non dichiara che all'anno da phishing venga frodato di 1 milione di euro, butto una cifra perché non la so. No, non lo dichiara. Ok. E questo è un ente internazionale, che è l'Anti-Phishing Working Group, che ogni trimestre fa un report di quanti attacchi ci sono stati. Ciao! E questo vediamo l'andamento dal 2015 al 2016. 2016 c'è l'asterisco perché i dati dell'ultimo trimestre 2016 non sono ancora stati pubblicati, dovrebbero essere pubblicati intorno al 10 di marzo. Però vediamo che il trend è decisamente in crescita, soprattutto dal 2013 al 2016 c'è stato decisamente un calo, un aumento importante. Nel mondo italiano, questi sono i dati nostri, quindi il D3 Lab l'anno scorso ha rilevato quasi 10.000 casi, di phishing italiano parliamo, 2015 è stato un anno leggermente in calo e sempre nel 2014 altri 10.000 casi. La linea che vedete in verde sono invece le carte di credito recuperate. Allora, tralasciamo un attimo il 2014, perché il 2014 era l'anno in cui abbiamo iniziato ad attivare il servizio, ma è partito a oltre metà del 2014. Dal 2015 al 2016 vedete che l'anno scorso sono state recuperate più di 15.000 carte di credito trafugate. Tra quelle recuperabili, perché non sempre è possibile recuperare una carta di credito che viene trafugata a un utente, che viene illegalmente tratta dal mondo. Pensate a una cifra di 100 euro a carta di credito trafugata per 15.000 carte di credito. Che bella cifretta che viene fuori. Questi sono i principali enti italiani colpiti. Primo posto c'è Poste Italiane, PayPal Italia, parliamo. Carta sì, Apple, Intesa e poi Visa. Parliamo, come ho detto prima, non solo le banche vengono colpite. Quindi Apple Italia è colpita, ma non per trarre... Sì, c'è un... Vabbè.
Allora, la Credit Italia viene colpita per poi recuperare carte di credito di istituti bancari. Apple Italia ha un danno di immagine, perché comunque c'è un phishing col suo nome, col suo logo, ma realmente Apple non ha assolutamente uno svantaggio a livello immagine, ma non economico direttamente. Le principali carte di credito recuperate dal 2014 al 2016 sono ovviamente Poste Italiane in prima battuta, con quasi 10.000 carte di credito, Carta Sì, Unicredit, San Paolo, PayPal prepagate e Ubibank. Come vi dicevo prima, PayPal e Poste Italiane è la più bersagliata proprio per il giochino del discorso delle carte di credito prepagate, che facilmente si trasferiscono i fondi e facilmente si prelevano i soldi truffati. Guardando un attimino nello specifico Poste Italiane, vedete come in tre anni i phisher hanno personalizzato e hanno molto migliorato le campagne di phishing, ottenendo dei risultati ottimi. Nel 2014 c'era quasi un pareggio tra casi di phishing e carte di credito recuperate. Nel 2015 sono calate le segnalazioni, ma sono aumentate le carte di credito. Ancora di più nel 2016. Nel 2016 sono meno di 1.000 contro quasi 7.000 carte di credito trafugate. Quindi i phisher hanno migliorato decisamente il metodo di comunicazione alle vittime, hanno migliorato la grafica, hanno migliorato il discorso, come dicevamo prima, introducendo la richiesta del codice UTP in maniera simultanea, ottenendo degli ottimi risultati. Come è composto di solito un team di phisher? Di solito, raramente, oggi come oggi, i phisher è uno solo. Ci sono più persone dietro ad ogni campagna, anche perché le campagne spesso hanno bisogno di essere seguite in tempo reale, come il discorso di Poste. La richiesta del codice UTP, il token scade in 60, massimo 120 secondi. Dall'altra parte ci deve essere qualcuno che in quei 60 secondi deve digitare il codice per fare il trasferimento di denaro. Quindi sono attivi 24 ore su 24. Ovviamente anche il weekend. Quindi in linea massima ci sono 4 figure. C'è chi progetta l'attacco, che quindi crea la finta email, crea il kit di phishing, quindi l'impaginazione da far visualizzare alla vittima, c'è chi cerca il sito internet da bucare o crea un sito ad hoc, c'è chi inizia a inviare gli sms o le mail, e infine c'è chi ha il compito di prelevare. Il compito più rischioso, in poche parole, perché dove tutti gli altri sono davanti a un computer, quello che preleva è l'unica persona che veramente fisicamente si vede. E nel mercato è una figura che viene pagata di più rispetto alle altre. Allora, il progettista adesso, in questo caso è un video su YouTube che è disponibile, in cui c'è un famoso phisher marocchino che fa vedere come ha sviluppato il suo kit a danni di PayPal. È un kit, come dicevamo prima, che aveva praticamente quasi tutte le caratteristiche che ho elencato prima, quindi è multilingua, crea indirizzi URL random, può essere targetizzato in base a un paese, è sicuramente una delle persone molto attive a livello criminale nel mondo del phishing. Se guardate il video, è un video di 5-10 minuti che illustra passo a passo come ha creato il kit, come uno può personalizzarlo per riutilizzarlo e come ovviamente donargli qualche soldo per il lavoro che ha fatto. Durante il video ti rubo tutte le parti del computer e mail. No, è un video su YouTube, quindi non ancora. Quello non è YouTube, è YouTube. No, quello è. Sì, no, ok, però è lo short URL di YouTube. È il sito ufficiale. Ok. E come dicevamo prima, c'è la figura del cracker, quindi quello che scansiona domini vulnerabili, quindi cerca magari CMS, Joomla o WordPress, dove possono caricare siti fasulli, perché ultimamente sì, si è vista la creazione di tanti domini creati ad hoc, quindi il phisher acquista un dominio suo, lo acquista con i soldi ovviamente di una vittima, non con i suoi soldi,
ma quello è un dettaglio in più. E in passato si intendeva ad utilizzare domini già internet di altri, quindi azienda pincopallino.com, il cracker trovava una vulnerabilità all'interno del sito internet che gli permetteva poi di aggiungere le pagine di phishing. Lo spammer, un altro compito importante, è quello di diffondere le mail di phishing. Compito importante per tre ragioni. Prima di tutto deve avere delle liste email aggiornate e possibilmente tenerle aggiornate, quindi scartare le mail che di solito non esistono più, perché ovviamente creano un ritardo nell'invio delle mail. Prevenire che le mail che manda finiscono nello spam, e ci sono diverse tecniche. Terzo, scrivere una mail corretta. Ci sono tante campagne di email, di phishing, con delle mail che in italiano non si sa neanche che cosa sia, ma ce ne sono tante altre in cui sono scritte veramente molto bene. Questo è un altro esempio su YouTube, col.pe, di un generatore di email in inglese ad anni di PayPal. Questa è una caratteristica molto particolare, viene venduto a $50 con pagamento in bitcoin, ricordo bene. Sì. E per ovviare i filtri anti-spam, in mezzo a ogni carattere, ad ogni generate, quindi ad ogni generazione, viene introdotto una stringa di caratteri invisibili casuale. Quindi se l'utente non lo nota, ma un filtro anti-spam tra la W e la E trova in mezzo altre 5 caratteri e quindi non riuscirà mai a identificare la parola PayPal, perché all'interno ci sono, in mezzo ci sono altri caratteri, quindi il filtro anti-spam crede che non sia spam e procede a far visualizzare la mail all'utente. E poi, come dicevamo prima, c'è il Mario della situazione. Ma sono andato a digitare due codici. Ah, bravo. E qui col suo cappuccio va davanti allo sportello e preleva i soldi truffati. Però tipicamente non viene chiesto la carta. Certo, hai ragione, ma questo è il giochino che dicevamo prima. Allora, i Fisher usano tecniche in linea di massima due tecniche per ottenere dei soldi, anzi tre. La prima è il trasferimento dei fondi da carta prepagata a carta prepagata. Quindi io acquisisco la tua carta di credito, PostePay, io sono il Fisher, trasferisco i soldi dalla tua PostePay alla mia PostePay e poi vado allo sportello per levare dalla mia PostePay, di cui io il PIN lo so. Poi la mia PostePay è intestata a un'altra persona, ovviamente. Okay? Quindi in questo caso ho il PIN e quindi vado a prelevare direttamente i soldi che ho truffato. E la seconda possibilità, dalla carta di credito acquisto un bitcoin e dopo vediamo uno screenshot. La terza possibilità, ridondano i soldi all'interno di eBay e PayPal, mettono in vendita su eBay dei prodotti, account A vende, account B compra, quindi, ma cosa succede? Che i soldi che da B paga A, ma A è il Fisher, quindi, e B invece è la vittima, e quindi io B pago A, A è il Fisher, e B è sempre il Fisher, ma con la carta di credito della vittima. In A invece c'è il Fisher in persona, con collegato un account di PayPal. In questo modo io ho trasferito i soldi della vittima su PayPal. Poi da PayPal posso fare un trasferimento su un fondo bancario tranquillamente, ottenerli lì. Oppure ridondarli su un altro conto PayPal o comprare dei bitcoin, dopo puoi inventarti tutto quello che vuoi. Io sono sempre più soldi. Ah, certo. Quanto guadagna un Fisher? Questa è una delle grosse domande a cui purtroppo non so darvi una risposta. Come dicevamo prima, le banche non rilasciano dichiarazioni su annualmente quanto vengono truffate.
ultimamente c'è un maggiore interesse a avere all'interno dell'azienda o esternamente delle società che effettuano contrasto al phishing, perché sono arrivati al punto che pagavano troppo di assicurazione e quindi non ce n'era più un vantaggio, e quindi si ipotizza che vengano trafugati molti soldi, perché quasi tutte le carte di credito hanno un'assicurazione alla base. Ovviamente se voi vi fregano dei soldi basta fare la denuncia, a meno che non sia una prepagata, che le prepagate raramente hanno un'assicurazione, la banca vi restituisce i soldi che sono stati frodati. Ma la banca, alla banca gli restituisce un'assicurazione, che la banca ovviamente paga l'assicurazione, come un cittadino normalissimo quando in un anno fai 10 incidenti con l'auto, l'assicurazione l'anno dopo aumenta. E qua è lo stesso identico discorso. Ma prendiamo due o tre spunti. C'è un bellissimo libro che è mafia.com, che riepiloga dagli anni 90 fino al 2005 diverse attività criminali nel mondo degli skimmer, quindi quando ancora, oddio, ancora anche adesso, ma in passato molto di più, si clonavano i bancomat, si clonavano le carte di credito direttamente agli ATM, quindi agli sportelli del bancomat. Di quanto costava noleggiare uno skimmer, è un ottimo libro, e da qui ho preso uno spunto in cui dice che nel giro di 2 anni ha venduto i dati di 28.000 carte di credito con un valore di cash out di 10 milioni di dollari, tanto per darvi un'idea, 5 milioni all'anno. Poi ci sono i phisher che si bullano, che dicono: oh, io quest'anno ho trafugato X soldi. Dove lo fanno? Lo fanno sui social network, in questo caso è Facebook. In questo caso è un phisher che pubblica il suo saldo Bitcoin, che è una moneta elettronica, adesso non sto a spiegarvi che cos'è, ma il 20 di febbraio di quest'anno la bellezza di 170 Bitcoin per un totale di 135.000 dollari trasformati in valore. Quindi una bella cifra, non si sa in quanto tempo li abbia accumulati, però li ha a disposizione. Credo che li abbia trafugati esclusivamente solo tramite phishing, perché è una persona che è attiva, almeno perlomeno da quello che abbiamo ricondotto noi, solo al mondo del phishing e non al mondo dei malware, perché sapete che tramite ransomware la vittima del ransomware paga in Bitcoin, quindi potrebbe aver accumulato questi soldi anche tramite i malware, tramite il ransomware, però credo di no, però mai posso dubitarne. Questo è un altro screenshot di colui che fa il cash out. Fa vedere che è andato a fare un trasferimento dalla Western Union o è andato a prelevare dei soldi che qualcuno gli ha mandato o deve mandare a qualcuno. C'è anche il dito medio, sì. Sì, no, c'è nei dioni, quindi c'è da divertirsi. In questo caso, stesso identico portafoglio di un'altra persona che ha 89 bitcoin, che sono quindi circa 62.000 dollari, al 16 di dicembre, quindi per chi sa, più o meno il mercato dei bitcoin ad oggi sarebbero sicuramente di più. Dicembre credo che eravamo intorno agli 800 dollari un bitcoin, non so se lo ricordo. Questo è un phisher marocchino che dice: ho i dati di una PostePay con 1900 euro all'interno, cosa mi date in cambio? Allora uno gli dice: a volte sono veramente incomprensibili i commenti che si fanno tra di loro, però il secondo commento gli dice: se vuoi te li converti in bitcoin. In poche parole, probabilmente. Questa è un'altra campagna, è un'altra foto, perdoni, di uno che è andato a prelevare da Western Union, o versare Western Union per fare un trasferimento di fondi. Stessa identica cosa. O c'è chi si vanta di aver comprato il Rolex, o c'è chi fa le foto delle vacanze
Ma è che lo sta facendo dietro la telecamera. In questo caso fa notare che ha comprato diversi smartphone che probabilmente poi rivenderà, perché non so cosa se ne possa fare una persona di così tanti smartphone. Ok, un'altra particolarità nel dark web: le carte di credito italiane sono le più quotate, vengono vendute, una carta di credito valida viene venduta a $13.50, una carta di credito casuale che potrebbe essere non valida $8.50, e spiega chiaramente chi le vende in perché sono le più care, e tra le varie motivazioni spiega che le contestazioni in Italia sono lente. Prima che la carta di credito venga bloccata passano ore, giorni, giustamente non lo so, però non è una cosa immediata rispetto ad altre carte di credito. La segnalazione, il blocco, si arriva alla settimana. Secondo me dipende tanto da banca a banca, poi purtroppo... Con la mia opinione, anche da utente. Vabbè, quello sì. Certo. Ma, cioè, se fai la segnalazione, se sei veloce a fare la segnalazione, tu sì. Che non sanno, cioè non sono prevenuti a sapere qual è la procedura per poterlo fare. Esatto, molti non lo sanno. Molti non la conoscono e... Se fanno mia madre per dire, ciao. Poi intanto non hanno l'avviso di SMS. Quindi ti ne accorgi solo quando la banca ti chiama perché nota delle operazioni strane, o ti ne accorgi solo quando arriva l'estratto conto, perché non hai l'SMS alert. C'è anche quel fatto lì. C'è anche, ce l'ha. No, certo. No. Per carità, spero che sia la maggioranza. Molti per risparmiare quei 2 centesimi, 5 centesimi, non se la fanno andare. Sì, no, perfettamente ragione. Sì. Del tempo. Sì. Comunque ti dico, con un alert, con gli alert automatici che scattano di solito nei SOC, di solito dai 5 giorni alla settimana. E gli amici? Gli amici che sono lì? Ci sono dei servizi online forniti da società che praticamente sondano Pastbin piuttosto che altre fonti per vedere se c'è qualcuno che sta cercando di comprare o vendere. Hanno i numeri delle varie carte di credito, tanto il numero iniziale fa sempre riferimento a una banca, e quando gli scatta la signature, cioè gli scatta l'alert sui numeri della banca che stanno seguendo, mandano le mail poi dopo ai SOC che devono investigare. E se c'è il dubbio, di solito, se c'è il dubbio, poi dopo si passa poi all'ufficio frodi, e l'ufficio frodi tende a bloccarle. Fai conto, in totale gli alert sono, ci mettono dalle 12 alle 24 ore a scattare, il SOC fa indagini dalle 2 alle 4 ore, dipende se è reperibile il sito oppure no. Il più è quando poi passa agli altri uffici. Quello lì dipende come sono messi, a volte ci mette anche di più. Scusa la domanda, magari un po' banale, però se io sono il delinquente che viene in possesso di una carta di credito, e quindi potenzialmente posso scalperare migliaia di euro, perché la vendo a una cifra così bassa? Perché non ti vuoi sporcare le mani? Sei uno e quello è il tuo. Quindi ci guadagno meno, ma ci mette il culo. Chiaro, Mario. Ma è molto... Bravo, Tony, bravo. Disegna con le parole, Tony. Allora, stesso identico discorso potresti farlo anche con i ransomware. Perché c'è chi vende ransomware anziché fare una campagna di diffusione di ransomware che permette di ottenere molto più soldi? Perché chi vende ransomware rimane all'oscuro. Probabilmente anche le sue transazioni Bitcoin sono più difficili da rintracciare e da recuperare. Chi invece diffonde ransomware ce l'hai davanti. Cioè, nel senso, si espone di più. Ok, allora, prevedevamo di fare una simulazione abbastanza bastarda, poi abbiamo detto no, è meglio di no, perché volevamo mandarvi una mail a tutti voi, a chi si era iscritto sul sito internet,
per meta, no, facciamo una cosa più soft. Sì, perché noi non andavamo mai a recuperare come sempre lo restavamo. Però la mail è arrivata. Sì, sì. Sì, ma non è difficile, stai tranquilla. Kaspersky non te la segnerà. Carta di credito l'hai controllata? Il saldo? Vabbè, allora facciamo due simulazioni un po' guidate, nel senso che beh, allora, alla prossima. Ciao, ciao. Allora, le due simulazioni che facciamo successivamente sono su simulazioni al 50%, perché nel momento, diciamo, cruciale la procedura si interrompe, ovviamente, per non acquisire dati sensibili. Allora, se volete potete provare voi stessi, sì, dopo apro il browser e lo facciamo assieme. Per chi non si fida ve lo faccio vedere io. Immaginate di ricevere un sms come questo, se vi vedete nello screenshot qui a fianco, in cui c'è scritto Vodafone You ti regala 5 giga di traffico internet. Effettua una ricarica e entro il 28 febbraio otterrai ulteriori 5 giga per navigare gratis. Oggi come oggi, quando c'è scritto giga gratis, le pupille si dilatano immediatamente, sì, perché gratis, sì, no? E poi dopo c'è un dominio, è Vodafone.it, che, se ricordate bene, per tanti anni Vodafone aveva anche una campagna di fidelizzazione che si chiamava proprio Vodafone You, ma non aveva mai registrato il dominio. Quindi se andate su Vodafone You dai vostri smartphone o tablet, computer, quello che avete qui, vedrete un sito internet di Vodafone, adesso ve lo faccio vedere comunque anche io. C'è anche il cookie. Il sito è identico all'originale. Ah no, c'è l'informativa. Sì, c'è l'informativa. Se mai vai a denunciarli perché è privacy compliance. Il sito, questo è ovviamente un sito di phishing, e simula in tempo reale il sito originale di Vodafone. Cosa vuol dire? Che se fra 5 minuti il chiamiamolo webmaster di Vodafone fa una variazione, cambia l'offerta in prima pagina, il sito automaticamente si adatta. Ok? Sono 18 righe di codice, le ho scritte ieri sera. Non è niente di complicato. Cosa diceva l'SMS? Cosa diceva l'SMS? Di fare la ricarica. Perfetto. Ah, ovviamente se ci navigate dal cellulare la grafica sarà diversa. Vedete apparire in questo momento il locale in alto. Quello che vi dicevo prima. Non è assolutamente sintomo di sicurezza avere... Metto il lucchettino qui in alto che vi dice che la connessione è sicura. Ok, la connessione è codificata, c'è il lucchetto chiuso, quindi uno è tratto in inganno. Come ancora più stronzo, dice sicuro, se non hanno legge sicuro è sicuro. Facciamo un esempio. Io faccio prosegui, scelgo il mio taglio di ricarica, mi dice che non ottengo il premio con 5 euro, quindi no, devo fare di più, facciamo 100 euro nel dubbio, ne voglio di più di giga. Digito il mio nome, numero della carta, ne digito uno a caso. Digito una data di scadenza puramente casuale, un CV2 a caso. Ah, perdon. Devo accettare i termini. Dai, cioè. Incredibile. Però temi tutti che volevo far vedere una cosa, ma non è riuscito.
Sì, però non è andato. Ah sì? Ah, aspetta, 6005 1 2 3 4 4 3 2 1. Porca paletta, da ieri sera no, devo fare il refresh. Allora, 3, 4, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, prosegue, 30 euro va bene, accetto le condizioni, ok, in questo caso mi dice che il numero inserito non è valido. Perché fa una verifica direttamente, sì, hai ragione. Non so chi me l'ha suggerito che mancava una cifra, ma adesso che l'ho visto non c'erano i 2-4 consecutivi prima. Non voglio digitarlo. Perché fa in tempo reale una verifica. Tutte le carte di credito hanno, si chiama il codice di verifica LUN, in cui... Esatto, c'è un checksum in cui l'ultima cifra ovviamente convalida tutte le precedenti. Non esiste una verifica invece della data di scadenza e del CV2, quindi del numero che si trova sulla carta di credito. Quella verifica lì la fa direttamente la banca quando deve poi andare effettivamente a emettere il pagamento. Allora, vediamo se col trucco di prima si prosegue. No, adesso non lo devo fare. Digito la carta di testa, no, mia. In questo momento vi dovrebbe dare la conferma che la carta di credito, che la ricarica è stata effettuata e quant'altro, ma ho deciso di interrompere qui l'operazione e vediamo quali sono i valori, i campi che sono stati passati in questo caso al probabile phisher. Quindi vediamo chiaramente che il sito di internet gli ha inviato il mio numero di cellulare, il mio nome, il numero della carta di credito, la data di scadenza della carta di credito, il CV2, il valore, la quantità di verificare che ho fatto e il token che ha prodotto il sito originale di Vodafone per autenticare quella sessione dell'utente. Il numero di non Vodafone non funziona. Il numero di non Vodafone funziona perché non c'è verifica. Ugualmente? Sì, perché non c'è, sarebbe lo step successivo. Questo quindi il tuo dove fai i test. Sì, certo? Sì. Questo fra mezz'ora non esiste più, questo dominio viene sospeso direttamente. È un kit che usiamo per fare le simulazioni. Allora, non so quanti di voi hanno provato di entrare all'interno del dominio, ma in linea di massima, così vi do un'indicazione, semplicemente cliccando sul link, quali informazioni una persona può estrarre dalla vostra navigazione. Vediamo che ho resettato i contatori prima di iniziare, quindi in 18 abbiamo visitato il sito internet. In 6 ci sono entrati probabilmente da cellulare, forse è anche sbagliato il conteggio, ma questo non è importante. 2 informazioni sottratte, che sono le due prove che ho fatto io. Qui di seguito vediamo tutti i vostri dati. Allora, gli IP ovviamente come l'host name sono parzialmente oscurati se l'host name è stato ritrovato, in questo caso quasi mai, però vediamo che alle 22.02, questo sono io, con il mio IP, mi localizza Modena, in Romagna, e ho anche le coordinate eventuali di piazza. C'è un Telegram bot che non so a chi ha condiviso il link su Telegram, adesso non l'ho neanche stato. Forse vediamo più chiaramente su IP e poi vabbè, c'è il Nexus 5 che si è collegato. Quello è il mio, il Nexus 5 è mio. Poi non so, vabbè, dopo si prosegue, ovviamente c'è la seconda pagina e quanto.
Quindi sono il browser, l'IP, user agent, quindi il tuo telefonino come si mostra su internet, definiamolo così semplicemente. Ovviamente questo è un parametro che si può anche falsificare tranquillamente. Dall'indirizzo IP si recupera la presunta localizzazione, quindi città, paese, GPS. La localizzazione è molto approssimativa in questo caso e si può in alcuni casi richiedere al browser di indicare la posizione reale. Quando ad esempio tu apri Google Maps dal tuo browser che ti chiede di visualizzare la tua posizione, tu accetti, a quel punto lì Google sa la tua posizione corretta. Ok, andiamo avanti allora. Avete delle domande? Ma solo giusto a livello statistico, di certo a livello di frode non puoi far nulla, se non devi acquisire delle informazioni perché devi attaccare un target preciso. Faccio un esempio: voglio sapere l'amministratore delegato dell'azienda Pinco Pallino che dispositivi utilizzi, mi metto fuori dal suo ufficio o da una conferenza con un finto access point wireless che riproduce l'access point wireless all'interno della location, e a quel punto lì vedo il suo user agent e capisco se ha un iPhone e quindi devo contattare chi mi vende un exploit di iPhone, o se ha un Android e quindi dovrò contattare chi mi vende un exploit per un Android o per un Mac o per un Windows, quindi di seguito. Il secondo esempio invece prendiamo un phishing via email con un link personalizzato, Volume Phishing. Grazie, così ci paghiamo le tasse per quest'anno. Questa è una mail realmente ricevuta a gennaio di quest'anno, è una di quelle mail, come dicevo prima, scritta bene, correttamente, perché riproduce una comunicazione reale di PayPal. E ovviamente nella mail originale si cliccavi sul pulsante blu, non venivi riportato a questo indirizzo, ma se volete provare a collegarvi, perché quest'anno la mia l'ho scritta io, quindi è per questo che è più corretta in italiano. Ah, ho capito, bravo, bravissimo. Quindi ti sto facendo pubblicità, mi permetti. Allora andiamo a rivedere assieme, adesso me lo copio per comodità. Ok, qui non so se riuscite a vederlo, ma c'è una cosa ancora diversa. L'indirizzo in alto è stranissimo. E paradossalmente io qui posso scrivere tutto quello che voglio, che non cambia niente. Quindi posso trarre in inganno l'utente come preferisco, posso scriverci paypal.com, posso scriverci www.certificatuidati.com, perché viene utilizzato una caratteristica del browser che la codifica in base 64. Quindi in questo momento il browser non sta caricando un sito internet, ma sta caricando una stringa brevemente di caratteri che io gli ho passato. Io al browser gli ho detto: tieni questa stringa di 300 caratteri codificati in base 64 e mostrali all'utente. Ma prima mettici un commento. Qual è il commento? Quello che io ho scritto adesso, e quindi lo posso commentare, lo posso ingannare maggiormente l'utente scrivendo quello che voglio, facendo finta che sia il sito originale di PayPal. Quindi il nome del sito è solo 20 caratteri, cioè il reale del sito. No. Da, se io guarda, se io ti copio tutto l'intero testo, poi dopo ti faccio, poi mi apro uno Smultron, ce l'ho, ok, ignoro questa versione, questo è il sito che mi apre la stringa che ti dicevo prima. Ok, quindi non è un sito, è una stringa codificata in base 64 che gli viene passata da un sito. E adesso te lo faccio notare. Riprendo
il mio indirizzo. Spero che... Se no ti apro un terminale così mi mettiamo meglio. Se tu, quando io premo invio, noterai per un attimo, perché... Oh, vabbè, era meglio se lo lasciavo 5 secondi, ma l'ho ridotto un secondo. E noterai per un attimo l'indicazione del dominio che abbiamo utilizzato prima, vodafoneu.it. Ok. Metti vodafoneu.it e ti carica la pagina. Perché su vodafoneu.it c'è un codice in PHP che cosa fa? In tempo reale, anche questo, colora in tempo reale la pagina di login di PayPal, la altera, fa una modifica per poi ricevere i dati digitati a una mia pagina, non più ai loro server, mi codifica tutto il sito acquisito in Base 64 e me lo mostra all'utente. Quindi la pagina reale di PayPal, ma visualizzata localmente. Localmente. Come nel No, perché è come se tu salvassi il sito di phishing localmente sul tuo computer, solo che non ce l'hai fisicamente su un file, ma ce l'hai nella cache del browser. Te la, provo di semplificartela così. Scorri l'indirizzo così vede che sopra c'è, chi non l'ha mai visto il Base 64, tu vedi, se hai ragione. Vedi che qui c'è la dicitura Base 64, è l'indicazione che dice al browser tutto quello che c'è dopo me lo devi decodificare con questo algoritmo di codifica. Qual è il vantaggio di questa tecnica qui? Prima di tutto che nella barra dell'indirizzo posso far apparire quello che voglio. Io adesso ho utilizzato una stringa abbastanza corta, ma potevo ovviamente allungarla. Ci sono tecniche anche che riescono anche a mettere degli spazi bianchi. Ora non mi ricordo come fanno, perché se io ci metto degli spazi bianchi in automatico viene il percentuale 20, percentuale, percentuale 20. Oggi ci ho provato ma non mi ricordo. Comunque si può fare in modo tale che sposta ancora di più la codifica Base 64 e l'utente non vede quella porzione di testo che va in avanti. Ma se tu vuoi segnalare questo indirizzo qui in una blacklist, cosa segnali? Non puoi prendere quell'indirizzo che vedi in alto e segnalarlo, perché nessun sito te lo accetterebbe. Potresti cambiare l'indirizzo, segnalare l'indirizzo originale, quindi quello bit.ly folug phishing, ma quello è un indirizzo bit.ly e fra 30 secondi te ne ho già rigenerato un altro senza problemi. Comunque qualcosa ah beh, quello certo, sì. Adesso in questo caso io digito qualcosa e mi riappare la pagina di prima dove mi fa riepilogo i parametri post passati. Quindi l'autore comunque... Ora, in questo caso certo... Ah beh, quello certo, quello bravo vedi tutto, per carità, quello bravo, io mi apro una sessione del terminale, mi faccio un curl meno i v e vedo chiaramente che il sito internet che mi va a generare quella codifica in base 64 è un https://vodafone.io/paypal. Allora segnali quell'indirizzo lì, ma parliamo di uno bravo probabilmente non cade neanche nel phishing, la ignora già di partenza la mia. Si va a pesare per quello certo, per carità. Ovviamente anche qui, se avete visitato la pagina, si sono aggiornati i dati, vi faccio vedere giusto. Ok. Quindi ci sono tre informazioni sottratte perché ho aggiunto il mio tentativo. Ok. Avete delle domande? Dei dubbi? Andiamo avanti così andiamo verso la fine. Per concludere, spesso e volentieri si leggono su internet guide su come non cadere nel phishing, guide su come non essere truffati, ma alla base di tutto c'è solamente una cosa, il buon senso. Nel mondo delle truffe online è facile fare dei paragoni con la vita reale. Il mondo online è vero,
difficilmente da paragonare al mondo reale. Però nel mondo delle, delle truffe è più facile far capire a un utente cosa non deve fare, fare un paragone tra la vita reale e la vita online. Esempio, i dati della carta di credito, voi nella vita reale la date a tutti? I dati. Se uno viene qua e viene incontro la carta di credito, cosa rispondete? No, perché quando ricevete una mail invece con molta facilità lo digitate a chiunque senza controllare chi ci sia realmente dall'altra parte? Purtroppo perché si tende a pensare che il mondo di internet sia un mondo buono, ma purtroppo non lo è. O si tende a pensare che nel momento in cui c'è quel famoso lucchetto, perché abbiamo il codice, abbiamo il token in tasca, è tutto sicuro. Ma quando guidate la macchina, anche se avete l'ABS, il servosterzo e qualsiasi altro accessorio, non pensate che sia tutto sicuro. State comunque attenti. Invece nel mondo virtuale, nel mondo online, purtroppo non si tende a fare questi, a fare questi paragoni. Nel dubbio è sempre meglio ignorare. Ricevete una mail strana? Ma perché la mia banca mi chiede di confermare i dati della carta di credito? Ma perché il mio Apple mi dice che non posso più scaricare applicazioni, che ne ho appena scaricata una? Oh, aspetta, se no, aspetta, provo prima, scarico l'applicazione. Se va tutto bene, ignoro allora, nel dubbio. E questo è un accorgimento che bisognerebbe sempre prestare, sempre tenere in mente. C'è una ricerca di novembre dell'anno scorso di un professore americano che ha fatto un test, ha inviato 8.000 mail, mi sembra, a un target di utenti, a tutti i suoi studenti. Il 71% ha aperto la mail e ha cliccato sul link. Peccato che la settimana prima di fare questo invio massivo di email avevano fatto un sondaggio. L'83% aveva dichiarato che le mail agli strani non andavano aperte. L'83%. Poi dopo il 71% era aperto. Perché purtroppo siamo attratti in inganno dalla curiosità. Siamo curiosi di capire cosa c'è di là. E purtroppo a volte la frittata è già fatta anche solo cliccando su una mail, perché magari non è phishing dove dobbiamo digitare dei dati, ma magari è un malware che sfrutta una vulnerabilità del browser, del sistema operativo e vi infetta il computer. È raro, perché è sempre più difficile, però è possibile. Quindi il phishing è il maggior nemico del male. Ah, beh, quello certo, sì. Tanto passa gli applicativi. Comunemente passa, ormai passa dalle mail, o comunque via Facebook o quant'altro. Questa settimana abbiamo rilevato una campagna di phishing tramite Subito, che è la prima volta, che non va a buon fine. Si vede che non hanno fatto dei test ottimi, però non so quanti di voi hanno mai messo un annuncio su Subito. E se mettete gli annunci su Subito di oggetti particolarmente interessanti o comunque di un valore molto alto, la solita truffa era vi contattava il solito signore francese, marocchino o quant'altro che ha fiducia che era una persona onesta, vi inviava anche i documenti, vi richiedeva stranamente di fare un pagamento di $50, 50 euro per sbloccare il suo bonifico che doveva arrivare di 300 euro. Quella era la solita truffa che si faceva, probabilmente si fa ancora su Subito. Cioè, i soldi sbloccare i soldi che erano. Sì, io sono interessato a quello che tu vendi, però per un discorso normativo francese, io non ti posso mandare a te 3.000 euro a meno che tu non me ne mandi a me 50, a quel momento lì sblocchi la comunicazione bancaria e tutto parte. Ma io sono un utente onesto, ti do la mia carta d'identità, aspetta, te la leggo la mail. Te cosa fai? Oh, al massimo butto via 50 euro, però in compenso prendo 3.000 euro. E in tanti ci sono cascati. Io aspetto anche quella. Il sistema è quello. Su Subito succedeva questa truffa qui. Ma perché esiste una sigla francese per cui... No, è tutta una cosa, una finzione. Tu mi pagavi 50 euro e io sparivo. Ciao.
Ma per attivare il gruppo di utili basta aprirla soltanto la mail o devi cliccare sul link che ti allegano? Allora, se parliamo di phishing bancario, è ovvio che non basta un click, ma ci deve essere anche un'interazione con l'utente. Se parliamo di malware, versioni sofisticate di malware, basta che tu clicchi sul link della mail, apri il browser, se nel browser c'è una vulnerabilità, se il sistema operativo in quel momento è stata rilevata una vulnerabilità 0-day, il malware si attiva senza che tu faccia niente di più. Basta che ti tira giù soltanto il dropper che ti finisce nella temporary come certo. JS. E poi magari dopo dal malware, il malware all'interno del sistema ti carpisce le informazioni bancarie quando le vai a digitare. Per quello è un'altra via ancora di possibile sottrazione di soldi. Dimmi. Questo piacere che hai scritto adesso, perché il signore ha fatto la domanda, mi avrebbe avuto la domanda. Questo può succedere anche sulle web mail, tu sei, posso dire, di remoto rispetto alla tua casella di posta. Cioè. Apri quelle risorse che hai nel tuo computer, quindi giustamente il sistema scarica la mail fisicamente nel computer. Ok. Però se la mail riporta un link da visitare un sito internet esterno, comunque quel sito internet lo apri in un browser. Che tu prima fossi in una Gmail su un client web o in una Gmail su un client locale, non cambia nulla. Cioè l'iniziazione, così, diciamo, l'attivazione del sistema del malware, e ovviamente a prescindere dopo da capire i miei dati, avviene nel momento in cui tu clicchi sul link, non nel momento in cui tu visualizzi la mail. Sì, in linea di massima sì. Poi se guardiamo storicamente parlando, ci sono casi in cui bastava aprirla la mail, visualizzarla. Esatto, ok. Esatto. Poi è ovvio, se domani esce uno zero day su Google Chrome che quella determinata stringa permette, una volta visualizzata, permette di fare il download automatico di un malware ed eseguirlo, e potrebbe essere niente impossibile. Ma anche sì. Esatto, bravissimo. Sì. Quello, un esempio più recente. Ci sono anche caselle web che solo aprendo la posta, prendi la sessione dentro. Ci sono anche caselle mail che ci sono dei leak in giro. No, ma entrare in una pack può fare dei danni. Vabbè, Massimiliano, dai, adesso non svegliamo troppe cose. Va bene, allora vediamo altri due, qualche accorgimento. Allora, a 3310. Come se il cellulare. Sì, ma mi sa che non sarà come il 3310 di 10 anni fa. No, ho detto che vogliono emularlo? No, secondo me vogliono farle stato. Secondo me irresistibile come pello. Allora, riprendiamo nella mail, esempio prima di PayPal, che vi ho detto che era una mail di gennaio. Guardando un'email, dalle mail spesso si riesce a ricondurre chi manda la mail o comunque qual è il percorso che fa la mail per arrivare a voi. I metodi sono due: ledger leader della mail, che non è di certo una cosa semplice per un mail esperto, o se no ci sono dei plugin appositi, in questo caso per Thunderbolt, che virtualmente vi fa vedere la mail che percorso ha fatto. Quindi la partenza, manca l'ultimo passaggio per il settimo che è l'arrivo a Bologna. In questo caso ricordavamo che era una mail a Ruba, era una mail di PayPal, però stranamente è partito da Ruba. Un po' strano come cosa. PayPal manda una mail a voi tramite Ruba. Secondo me un po' dal discorso per mandarsela da solo una mail, non tramite Aruba. In questo caso vi fa indubbiamente insospettire sull'autenticità di quella casella mail. Infatti vediamo il percorso esattamente: Arezzo che la segue di Aruba, poi è nata a Perugia, perché probabilmente ha fatto un salto molto qui, e poi dopo è arrivata a Bologna.
questo sicuramente è stata una casella email di Aruba, dove una vittima è caduta nel phishing e quindi ha visitato le proprie credenziali, oppure un dominio web di Aruba che è stato acquistato o è stato bucato e poi sfruttato per inviare un'email. Un'altra ottima risorsa, se avete dubbi sull'autenticità di una mail, è quella di prendere l'indirizzo, come quello che vi ho fatto vedere prima, /folugphishing, e visitarlo all'interno del tab URL di VirusTotal. VirusTotal è un famosissimo portale che analizza file eseguibili o comunque file in generale per identificare se è un file malevolo o meno, ma permette di fare la stessa identica operazione anche sugli URL, sugli indirizzi web. Quindi se io prendo l'URL, lo digito in questo campo di testo qua, faccio una scansione, VirusTotal mi riporta se è un URL malevolo o meno. Come me lo riporta? Questo è un esempio di oggi, su un sito di phishing italiano che veniva diffuso tramite OVD, con altre strutture come DTD. In questo caso mi dice che 9 antivirus su 64 rilevano una minaccia. E quindi ovviamente non lo andrete a visitare. Ora con gli occhi. E non segnalarmelo. Non lo dovevo segnalare. Non ho attivato neanche il filtro per i PIN italiani. Un'altra fonte importantissima, invece mirata esclusivamente sul phishing, è PhishTank. PhishTank è un progetto creato da OpenDNS, che magari avete già sentito parlare da altre parti. Ci voi potete fare due cose: segnalare un sito di phishing, se siete sicuri di un sito di phishing, oppure cercarlo. Se avete un dubbio, lo digitate in questa barra di testo qua, cliccate sul pulsante è phishing, punto interrogativo, e in automatico PhishTank vi dice sì, c'è già una segnalazione aperta al giorno X, all'ora Y, e questo è uno screenshot di quello che noi visualizziamo. In quel momento lì voi potete anche votare il sito internet, potete dire sì, è phishing, no, non è phishing, è un errore, perché a volte ci sono anche falsi positivi. Un'altra cosa molto importante, il famoso lucchetto verde può aiutarvi quando c'è un'autenticazione anche del dominio. In questo caso c'è un sito di Intesa San Paolo che ha il suo bel lucchetto verde e il suo sito internet ufficiale. A differenza di prima, dove vedevamo il sito vodafone.it, in questo caso vediamo Intesa San Paolo e SPA scritto, non vediamo più il sito internet in chiave. E cliccando sopra il lucchetto, che tra l'altro è diventato perfettamente in verde, mi dice che il dominio è intestato proprio a Intesa San Paolo. Allora, per carità, anche questo è un passaggio che con fatica ci riesce a di nuovo a emulare, però è una maggior sicurezza che vi permette di essere quasi sicuri che è un sito autentico, non è un sito falso. Purtroppo non tutte le banche lo adottano questo sistema, e basta andare sul sito di Unicredit, dove non vedete assolutamente questa funzionalità integrata. Il sito di Unicredit riporta il lucchettino e basta, ma non vi certifica che quel dominio lì è effettivamente di Unicredit Banca Italia SPA. Intesa San Paolo, non so se lo sapete, nel 2014 subì un grosso attacco, non propriamente di phishing, però avevano creato un dominio doc che era intesa-san paolo, credo, adesso non me lo ricordo, dove pubblicarono un comunicato stampa a nome dell'amministratore delegato, in cui dichiaravano che l'amministratore delegato si dimetteva per dei falsi bilanci di Intesa San Paolo. Pubblicato l'articolo, pubblicato il sito internet è stato poi comunicato alle principali testate giornalistiche che hanno iniziato subito a divulgare la notizia, con il risultato che Intesa San Paolo in mezza giornata ha fatto un -12% in banca, titolo sospeso,
e ovviamente il sito era finto, falso, niente di vero. È stata un'operazione fatta apposta per danneggiare Intesa San Paolo. Una cosa importante, per ultima, come dicevo prima, usate il buon senso. Il buon senso non dice di pubblicare su Facebook la vostra carta di credito. Poi siccome ci vuole sempre un gatto in una slide, l'ho aggiunto alla fine con gli occhi sgranati e guarda questa signora che fa un gesto onorevole perché sta cercando per volontariato, cerca dei fondi, però pubblica la sua carta di credito e pubblica il suo codice fiscale. Perché voleva la ricarica? Perché voleva la ricarica sulla posta. Quello è un phishing dei poveri. È arrivato proprio. Su Twitter c'è un account che retweeta tutte le persone che fanno queste azioni qua, che pubblicano su Twitter la propria carta di credito per vantarsi. Poi c'è una carta di credito nuova, aspetta che gli faccio una foto. purtroppo c'è anche chi fa questo. Non mi ricordo, però te lo cerco. Comunque credit card qualcosa, ma... Ok, io ho concluso. Se avete delle domande.